Eccoci Michele, siamo nel meraviglioso vigneto a picco sul mare qui a Campofilone e siamo veramente di fronte al mare, quindi si vede bene adesso da questa panoramica. E stavamo appena dicendo, venivamo dal vigneto nuovo, stavamo appena dicendo che questo è una piccola collina un po' strana, no? Di fronte al mare, con una grande difformità di terra. Sì, qui troviamo un po' di cose particolari perché abbiamo a tratti del terreno molto ferroso, quindi rosso, ricco di ossidi di ferro, poi calcareo, poi sabbioso e infine tutto sasso, ciottoloso. Cosa abbastanza... Ma è strano, sai come mai sta collina è così? Perché di fondo la parte bassa, no? Sotto di Campofilone e Montefiore è più sabbiosa, no? Questa parte sì. Esterna. Guarda, il geologo che è venuto praticamente a fare l'analisi, lui diceva che questa è stata una terra molto difficile da lavorare per i contadini tendenzialmente, e quindi un po' una sorta di terreno vergine in cui evidentemente quando il mare aveva sommerso qui aveva lasciato intatta la terra. Qui siamo nel vigneto di Montepulciano. Allora, qui siamo specificatamente il vigneto di Montepulciano, qui parliamo di viti di 40 anni di età, tutto a Guyot, allevamento a Guyot, dove il tempo ne è passato un pochettino. Cerchiamo di mantenerle queste viti, anche se sarà sempre più dura, però è una bella espressione. Senti, ma qui dicevamo poco fa, tu fai una pratica biodinamica sostanzialmente, o misto comunque sia tra sì, biologico e biodinamico, sì, no? Sì, facciamo. Allora, siamo certificati biologici, quindi poi oltre a quello diamo sia il 500, preparato 500, sia il 501, altro non è che il corno letame, il corno certo. Silice. Però sono sicuramente degli impulsi fondamentali in cui abbiamo visto praticamente delle differenze negli anni. Andiamo magari su, ci avviciniamo finché sì. Parliamo, così anche siamo un po' contro sole, ma vediamo un po' l'altro vigneto di Caverne di Merlot. Allora, con terre. Qui abbiamo il vigneto di Caverne di Mignon, sempre di 40 anni, e invece di là, dove eravamo prima fianco al Montepulciano, abbiamo il Merlot. Dove che è la parte di finale, qua verso proprio il mare. Proprio sotto il mare, vero? Quindi sì. La parte, ecco, in fondo, sotto la scarpata. Tant'è che qui ci facciamo un blend di Cabernet Sauvignon e Merlot, che prende il nome di Serrone, esatto. Che è il nome della collina. E questo si chiama Monte Serrone. Monte Serrone, sì. Sì. A circa 250 metri sul livello del mare. Ovviamente è sempre ventilato, lo sentirete. E di qua iniziamo con il Cabernet Sauvignon, ecco. Anche qui piante di 40 anni, dove la pianta è cresciuta sempre di più, ma parliamo comunque di rese molto molto basse, perché qui la pianta fruttifica, ma fruttifica poco. Però quel poco cerchiamo di svilupparlo al meglio. Senti, qui ho visto, vedo che sotto fila è tutto completamente lavorato, dicevi poco fa. Allora, che lavori con... Sotto fila lavoriamo, oltre seminiamo il sovescio, ma poi lavoriamo con un'ancoretta scalzante che pulisce il sottofila, o con il classico coltello che pulisce dalle infestanti. E la fila invece rimane sovescio e poi trinciato, trinciato e interrato. Interrato e quindi anche con l'estirpatore, che poi dipende anche un po' dalla stagione, perché se parliamo di una stagione siccitosa, allora si cerca di lasciare senza interrare. Ma su una stagione calda, piovosa, allora sì. Allora... Senti, ma la stagione 2021 che è stata praticamente torrida, allora. Quassù come ha reagito? Vista anche questa grossa difformità di terra, insomma, anche perché qui ci sono, l'abbiamo appena vista, forse le vedremo, vigne anche molto giovani, no? Nuovi sì, impianti, eccetera. Impianti. Quindi... Allora, qui praticamente, ahimè, da 4-5 anni fa, 4-5 anni fa abbiamo inserito l'impianto di irrigazione. Perché è una zona tendenzialmente calda qui sopra, cioè siccitosa. L'annata 2021 ancora di più, perché è stata un'annata molto calda.
Stranamente, ovviamente le viti, quelle più vecchie, hanno mantenuto, hanno reagito meglio rispetto a quelle nuove. Certo. È normale. Ovviamente. E quindi tant'è che ci è voluta veramente poca acqua per le viti, quelle vecchie. Mentre per le giovani, certo, ovviamente abbiamo dovuto aprire i rubinetti per l'irrigazione e farle crescere. Noi le facciamo crescere, cioè facciamo fruttificare dopo 3 anni. Quindi quella serviva solo per far crescere il fusto e la pianta. Certo, certo. Ma qui che terra c'è, Michele, visto che tutta questa difformità? Qui si vede terra un po' più scura rispetto a quello scura, che abbiamo visto. Qui circa di medio impasto, se andremo più in là ci sarà proprio una sabbia. Più giù troviamo rossa, come vi dicevo, e altri appezzamenti di là. Beh, adesso magari andiamo a vedere, vediamo la parte di là più ciotolosa e più sabbiosa. Ecco, siamo arrivati. Qua, siamo arrivati sul vigneto, come dicevamo, tendenzialmente è molto più sabbiosa la terra. Ah. Questo è un impianto recente, no? Di Passerina? Sì, questo è di 3 anni, molto recente. Da quest'anno, che è il quarto, inizierà a dare i primi. Comunque qui ha spinto, vedo. Sì. Che ha spinto molto, infatti già si vede che il frutto si è cominciato a ingrandire, a spessire molto bene. Molto bene. È una terra dura, ma che dà, qui tante parti. Questo è il classico calcare che troviamo. Quindi è sabbia intramezzata a calcare. Sì, no? Sì, sì. Poi abbiamo visto però salendo una parte proprio bianca. Bianca, lì andiamo proprio su ciottoloso, quasi tutto scheletro, dove la vite fa veramente difficoltà a venire su, però da soddisfazione. Adesso ci andiamo, allora magari. Sì. Eccoci, siamo. Allora, dunque, quella parte che si vede più bianca è quella dove in effetti notate che cambia il colore del terreno. Lì è completamente coperta di sassi, molto ciottoloso. Stranamente sia questa difformità della terra su tutto l'appezzamento, che però è anche intrigante per noi. Beh, colpo d'occhio quassù è veramente meraviglioso. E poi, vabbè, il mare che ci accompagna. Ma questa è una zona, come dicevamo prima, estremamente ventosa, ma problemi di malattie qua, in questa ventilazione? Il problema principale è l'oidio. Immaginiamo. Per la peronospora veramente poco. L'oidio e un po' di tignola. Di tignola. Che, essendo vicino al mare, potrebbe dare qualche problema. Ovviamente si interviene con il classico zolfo in polvere, che non crea nessun problema al terreno, ma anzi, va proprio a bloccare il fungo con le alte temperature. Bene, bene, Michele. Qui c'è pecorino. Qui c'è pecorino. Specificatamente questo è il vigneto di Salsedine, in cui ci facciamo il pecorino per Salsedine. Poi abbiamo anche qui là il Monte Pulciano, che va a comporre i vari rossificenti. Bene, Michele, abbiamo fatto una bella carrellata, grazie mille, adesso andiamo a assaggiare qualcosa, va? Sì.